La rassegna che si conclude oggi è eh, la rassegna che è stata dedicata alla scuola, diciamo in, in generale un po' il tema dell'istruzione e dell'educazione, ha avuto il sostegno oltre che ovviamente dell'Università della Fondazione Lucchini che sono gli enti gestori della Fondazione Collegio Universitario, della Fondazione Grazioli, del Comune di Brescia e dell'Ufficio Scolastico Territoriale e ha avuto come destinatari eh, sia gli educatori insegnanti, ma anche alcuni appuntamenti sono stati rivolti direttamente agli studenti. E per questa serata, dopo avere dedicato due appuntamenti al tema delle nuove tecnologie, ai nativi digitali, abbiamo pensato e scelto insieme con il nostro comitato culturale, saluto il professor Provasi che è il nostro coordinatore e il professor Preti che come tutti sanno è il presidente della Fondazione Collegio Universitario. Ecco dicevo che insieme abbiamo ritenuto importante, eh, dopo appunto due incontri dedicati un po' all'innovazione e a che cosa cambiano questi apprendimenti e conoscenze dei nativi digitali, tornare un po' alle fonti basilari dell'apprendimento, della conoscenza, dello scrivere e nel leggere e quindi dedicarci un po' al tema di fondo della diciamo della uh, um, conoscenza e della cultura. Come è un po' nato questo incontro, lo spunto è venuto dal cantiere Scuola, una uh, rassegna che aveva pubblicato il Corriere lo scorso anno, che ha visto ospiti molti scrittori, eh, che ha visto un uh, alternarsi di idee e di proposte e quando ho chiesto a Mantova a Michela Murgia Uh, se uh, sarebbe venuta qua al nostro collegio a conoscerci e anche a portare questa riflessione, lei ben volentieri ha accolto questo invito e ha anche capito immediatamente e ha condiviso uh, lo spirito. E abbiamo detto, lei ha detto: niente piagnistei sulla scuola. Noi parliamo di cultura, parliamo di crescita, parliamo di. Uh, Istruzione anche come opportunità e quindi come anche eh, progresso. E le sue posizioni anche sulla scuola come patrimonio sociale immenso, alcune sono molto note. Ma lei, Michela conosce anche la scuola da vicino perché è stata insegnante, mentre Giorgio Vasta, a cui diamo il nostro benvenuto, che lei ha suggerito in questo dialogo, per cui è la, uh, una. Grazie anche alla loro collaborazione, ma anche al testo presente che hanno scritto insieme, ehm, anche lui impegnato in attività di formazione. Mi diceva giusto prima che collabora anche con l'Università di Bergamo, oltre ad essere docente di tecniche di scrittura e di narrazione alla scuola all Holden di eh, Torino. E quindi un po' eh, diciamo, lo spunto è nato da qui. A noi piaceva l'idea di eh, concludere eh, con questo eh, incontro. Siamo qui per questa riflessione, abbiamo dato come titolo eh, parole, per scrivere, per descrivere, per crescere. Eh, io mh, la presentazione dei nostri ospiti la affido un po' anche a loro, dico solo alcune cose brevi. Eh, di Michela Murgia, eh, lei dice, perché questo spunto lo prendo dal suo blog, dice... Sono nata in Sardegna e per quanti indirizzi abbia cambiato in questi anni, dentro non ho mai smesso di abitarla. E noi diciamo, l'abbiamo anche conosciuta alcune parti della Sardegna, alcune storie, alcune narrazioni grazie anche a come ci ha permesso di conoscerla lei. Poi ci sono le nuvole, ehm, i riferimenti dello fatto fatto fatto, sono infiniti, ma soprattutto è molto simpatica questa eh, mettere prima eh, nella sua cronologia eh, biografica, non solo scu la scuola di Oristano, gli istituti tecnici superiori, l'Istituto sci di Scienze Religiose della diocesi di Oristano, eh, ma soprattutto che mi è piaciuto è questo narrare anche del suo lavorare prima di essere una scrittrice tra le più amate e di successo. Ho avuto un contratto di impiegata, ho fatto un grafico, ho fatto l'esperienza alberghiera ha insegnato religione nelle scuole, questo mondo che la mette molto vicina anche al precariato e alle esperienze di tanti nostri giovani e quindi anche tanta sperimentazione. Come sappiamo tutti, il successo eh, e diciamo, la sua eh, carriera di scrittrice ha, ha avuto dei testi molto significativi che abbiamo amato, ha ricevuto il premio Campiello con Acabadora ma eh, anche con Ave Mary con eh, L'incontro, che è una, un libro molto interessante eh, sulla esperienza anche di questi giovani ragazzi in questa comunità eh, natia, perché sono un po' i luoghi dove eh, Michela è nata e è cresciuta. Giorgio Vasta invece è, è nato a Palermo e vive a Torino. Eh, lo dicevo prima, mi piace raccontarlo perché per i nostri studenti è molto importante anche questo. Lui nella sua esperienza di formazione ha ricevuto una eh, borsa di studio al merito alla scuola Holden, ma poi mi diceva anche eh, che eh, anche lo scorso anno ha avuto questa opportunità all'American um, all Academy, Ameri all Academy proprio per i giovani e per gli iscrittori e quindi ha avuto esperienze a, oltre al suo eh, lavoro di scrittore, il suo libro più, quello più famoso, Il Tempo Materiale. Ma altre attività, ha scritto antologie, eccetera. Collabora con diverse realtà editoriali e quindi, diciamo che nel tema della, eh, della, della scrittura, della, del suo essere anche una um, figura significativa sul piano intellettuale e di letteratura, eh, è qua per noi, eh, quindi avranno modo, torneranno sulla loro presentazione. Il tema. Eh, noi nella, preparando anche questi incontri, anche come occasione culturale per i nostri studenti, ma sono aperti a tutta la cittadinanza, eh, abbiamo riflettuto e ci piaceva proprio eh, entrare un po' nel cuore del tempo che stiamo vivendo, in un'epoca dove spesso il senso della parola va un po' perdendosi. Tante volte si confonde la parola con la chiacchiera e la lingua sembra essere sopraffatta, ridotta, sopraffatta soprattutto dalle immagini visive. I linguaggi digitali molto spesso e tecnologici eh, rischiano di svuotare di senso le parole, svuotare le emozioni, abbiamo visto anche in questo cammino che è stato fatto con gli incontri precedenti. E il timore anche che il virtuale modifichi un po' troppo anche le relazioni tra le persone. E poi questo timore che la eh, comunicare sia soprattutto apparire. Allora la prima domanda è: come possiamo nel nostro incontro di stasera riflettere un po' per dare, ridare valore alla scrittura? Come darle il posto che merita nella formazione ma anche nella vita? Il primo uh, eh, nucleo tematico è lo scrivere. Allora io chiedo prima a Michela e poi a Giorgio per voi, nella vostra storia, che cosa ha rappresentato e rappresenta lo scrivere, a quanto e perché l'incontro con la scrittura, con il piacere di raccontare. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi di questo incontro, io eh, oltre a ringraziare il Collegio per avermi voluta qui stasera, a ringraziare Giorgio Vasta per aver accettato diciamo, la sollecitazione con cui ho fatto il suo nome perché lo considero una delle intelligenze più brillanti della nostra generazione e eh, ringrazio il Circolo dei Sardi presenti perché... Eh, come dire, è sempre bello spostarsi dalla propria isola e sentirsi a casa quando eh, le persone del posto ti riconoscono come un pezzo di Sardegna che si sposta e che va incontro, quindi lo, prendetela come un'affettuosità questa da, da isolana. E, mh, credo che noi abbiamo dello scrivere una concezione e degli scrittori e degli scrittrici di conseguenza. Una concezione molto sacrale, molto prestigiosa. L'azione dello scrivere eh, come atto complesso di elaborazione e di organizzazione del pensiero eh, ci suggerisce l'idea di un'attività eh, alta, di un'attività eh, che richiede probabilmente anche un certo distacco eh, dalla polvere, dal fango del reale, eh, che, che deve. In qualche modo essere preceduta da uno sguardo distaccato, da, un, eh, da una certa capacità di disincarnarsi, mettiamola così, eh, rispetto alle pene in cui tutti gli altri che non hanno il tempo di scrivere, neanche di leggere, in vero. infatti, tutti quelli che non leggono ti dicono: eh, ma io non ho tempo, ma come fai tu a trovare il tempo, eh, il tempo per leggere, figuriamoci quello per scrivere. Ora, io credo che questa sia un'idea totalmente eh, sbagliata, che ci rende, non a caso, l'atto della scrittura e quello della lettura, eh, atti marginali, atti residuali, eh, quello che eh, facciamo quando abbiamo finito di fare tutte le cose importanti. E, eh, mi ha fatto sorridere eh, la presentazione in cui eh, si diceva che io metto prima tutti i posti dove ho lavorato, prima di iniziare a scrivere. E questa cosa la sostiene anche mia madre, cioè sostiene che a un certo punto ho smesso di lavorare per mettermi a scrivere. Mia madre che la scrittura sia un lavoro proprio non riesce ad accettarlo. Io capisco anche questa sua difficoltà, infatti quando le chiedono eh, cosa fa tua figlia, lei dice niente, scrive. E questa cosa, come se appunto la scrittura eh, nascesse dall'inattività, dall dall'inoperosità e non potesse essere coniugata. È l'unico lavoro manuale nobile, mettiamolo così, l'unico lavoro manuale, la scrittura di cui si ritiene che, 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 che generi prestigio. Ripeto, è sbagliato, almeno nel mio caso. Nel mio caso, ehm, io ho iniziato a scrivere mh, pubblicando questa distinzione. Va, eh, va fatta perché scrivere è una passione, scrivere è una modalità espressiva, pubblicare è un mestiere perché mette in moto una macchina produttiva che è in parte eh, letteraria, ma in gran parte è editoriale, quindi industriale, eh, che richiede il sapere di molte persone. La scrittura che arriva in libreria è frutto del confronto tra moltissime intelligenze, non mai soltanto tra, eh, tra i neuroni dell'autore. Ecco. Il, eh, il lavoro di scrittura per me comincia tardi e comincia a 35 anni quando io mi trovo eh, dentro un call center a guardare il muro con una cuffietta in testa eh, cercando di vendere aspirapolveri a ignare casalinghe dall'altra parte della, della cornetta. E eh, in quella situazione disperante, per me disperante perché avevo sufficiente. Formazione e sufficiente ambizione e sufficiente eh, consapevolezza eh, di quello che mi stava accadendo a me e a tutte le persone che erano con me dentro quel call center da provare una fortissima rabbia, un senso di sconfitta ed impotenza che eh, mi annichiliva. Non perché sia un lavoro di per sé non dignitoso, ma perché chi ha studiato, chi ha eh, sognato di poter applicare la sua intelligenza in. Uh, attività complesse eh, e si ritrova no, a, in un posto in cui non ha scelto di lavorare a fare un mestiere che non ama e a vendere un oggetto che non sa neanche se gli piace perché non l'abbiamo mai visto questo aspirapolvere, io credo di aver venduto proprio un oggetto anche non sono tuttora certa che sia mai esistito ecco. però il, um, il, la quota di sofferenza in quel momento e di um, possiamo dire anche di coinvolgimento con la parte più eh, polverosa e fangosa del vivere eh, quotidiano era fortissimo. Quindi la mia scrittura nasce non dall'inchiostro ma dal fango, mettiamola così, nasce in una condizione in cui niente di quello che io pote potevo volere o eh, potevo riuscire a fare era in grado di modificare lo stato delle cose. E eh, attraverso un'operazione che allora non sapevo essere piuttosto normale, ma in quel momento mi sembrava eh, nascere da me, eh, dissi: va bene, non lo posso cambiare, non lo posso combattere, però lo posso raccontare. Perché eh, quello che mi indigna e che mi fa vibrare è che dentro questo scantinato, eh, sotto, eh, questo, sopra questo, questo asfalto dove noi sotto lavoriamo con le cuffiette, c'è un supermercato dove i nostri genitori fanno la spesa e neanche sanno dove siamo eh, quando usciamo. Non le persone che, che sta in questa città girano intorno con le auto alla rotonda che sta a 200 metri da noi: non hanno idea che qui dentro ci sono eh, 20, 30, 60, 120 persone con turni a rotazione che fanno questo lavoro e che lo fanno a queste condizioni, 230 euro lordi al mese di fisso per lavorare 6 ore al giorno. E eh, quindi io inizio a scrivere eh, per raccontare un'ingiustizia, per raccontare un'impotenza. E mh, quando uh, qualcuno mi ha detto come, poteve, come si può definire la tua poetica, questa cosa. Forse me la chiese con città De Gregorio due anni fa su Repubblica, Ma la tua poetica? Io lì ho sentito l'eco di certe domande del liceo no? quando ti chiedevano dimmi le, i capisaldi della poetica eh, del Manzoni. Allora tu dovevi dire il bello, il buono e il vero. Allora, i capisaldi della mia poetica non sono né il bello né il buono, certamente il vero, ma il vero dalla prospettiva eh, di chi lo patisce. Quindi io l'ho chiamata poetica del topo chiunque ha mai cacciato un sorcio da casa, eh, portandolo alla morte evidentemente, eh, senza le trappole e senza il veleno, sa che ci vuole una scopa e una certa tattica, per cui ti metti, come dire, eh, trovi il topo e inizi a inseguirlo con la scopa e lo insegui per casa senza colpirlo subito, perché subito lui è molto più fresco e veloce di te, è un animaletto piccolo e rapido, mentre tu sei un essere umano, sei grosso, quindi... Lo, la, come le casalinghe di una volta ben sanno, la fase iniziale prevede che tu sbatta la scopa ripetutamente sul pavimento facendolo vibrare, il suono e il colpo raggiungono il topo dalle zampe e dalle orecchie, per cui lui si sente inseguito ma non capisce da cosa e il rumore lo stordisce e l'aumento della velocità del battito lo spaventano, per cui corre più veloce, il topo è un velocista ma non tiene la distanza, per cui dopo un po' il cuore inizia a vibrargli nel eh, il petto fortissimo, il fiato gli manca, lui rallenta gradualmente, tu non ti sei stancata per nulla perché hai solo battuto la scopa e all'ultimo il topo finisce in un angolo, da quell'angolo non si sposta più, si dice per questo il topo all'angolo, è il momento in cui il topo è spacciato, c'è cioè un istante preciso in cui tu gli vai davanti con la scopa, in cui lui capisce che è spacciato, che tu sei infinitamente più grosso di lui, e, e, e però fa una cosa illogica. Fa uno scatto, fa una specie di. tenta l'attacco all'essere umano, evidentemente non è una cosa che ha del raziocinio, è istintiva, è, è proprio. Uh, sì, animale, è proprio animale. Ecco, quel gesto lì che non ha nessun senso, ma è l'unica cosa che puoi fare quando sei all'angolo, per me è la scrittura. Io in quell'angolo del call center, mentre guardavo il muro e chiamavo appunto le persone per vendere quell'oggetto. Ero esattamente in quella posizione, quindi il mio scatto è stato: adesso torno a casa e apro un blog e lo chiamo Il mondo deve sapere, perché bisogna anche avere delle ambizioni. Mica uno dice: il mio vicino di casa deve sapere. No, il mondo deve sapere. Questo, la mia storia prima di Internet non sarebbe stata possibile. Cioè le nuove tecnologie sicuramente faranno dei disastri, cambieranno il nostro modo di relazionarci, io come dire, comprendo tutte le paure di chi eh, vede il mondo cambiare a grande velocità. A me internet ha salvato la vita. Perché aprendo quel blog e raccontando quella storia io ho potuto raggiungere migliaia di persone che altrimenti non avrebbero mai saputo che cosa stava succedendo, non a me, ma a un'intera generazione. Perché quando poi l'editore un mese dopo mi contattò, ehm, mi disse quello che tu stai raccontando. Noi lo cerchiamo da mesi, cerchiamo qualcuno che lo dica, che lo racconti, perché eh, sta capitando a, davvero a, a tutta una fascia di persone, non solo della mia generazione. Perché dentro quel call center c'erano anche cinquantenni, cinquantacinquenni, soprattutto donne, che avevano perso il lavoro e non erano riuscite a rientrare. Eh, da nessun'altra porta che quella meno qualificata, eh, quella che non avevano scelta ad imboccare. E la scrittura, quindi, eh, nessun prestigio, una grandissima voglia di riscatto, questo certo. E se guardo indietro, in questi sette anni, a parte che quel colsente era chiuso dopo che uscì il libro e che Virgine fece il film, ehm, la mia vita è cambiata, nel senso che ho preso consapevolezza del fatto che uno strumento che per me era di sfogo, era di, eh, di fuga eh, e anche di estrema, eh, di estrema impotenza, ecco, mettiamola così, in realtà aveva una potenza grandissima. Cioè, sapevo fare una cosa che tra le molte cose che avevo fatto prima, non avevo mai preventivato, sapevo fare una cosa, perché sono figlia di mia madre, scrivere non è lavorare neanche nella mia testa certi giorni, e, mh, ho capito che la scrittura può costruire uno spazio comune dove eh, altrove non è più possibile trovarne. Cioè, tantissime persone mi hanno scritto dicendomi grazie di aver dato voce alla mia storia. Dicevo, è la mia, non è la tua. E poi ho pensato, ha ragione. La scrittura in qualche modo, quando riporta un'autenticità di vita, si costruisce come spazio in cui chi legge e chi scrive sono nello stesso posto. E, mh, o anche, diciamo, chi, chi legge può anche non essere nello stesso posto, ma può scoprire che quel posto esiste. E questo aiuta a costruire un dissenso comune. Uso la parola dissenso perché eh, per me la scrittura è un atto politico. Eh, io non penso di aver mai scritto niente in vita mia, nemmeno quell'articolo sul Corriere della Sera che ha originato questo incontro, eh, se non dalla voglia di articolare una controrisposta a una realtà eh, in cui non mi ritrovo e in cui non mi riconosco. Buonasera, grazie anche da parte mia per l'invito e grazie a voi di essere qui. Eh, provo a partire anch'io da un micro profilo biografico, perché in effetti è quello che permette di ancorare la scrittura a quelle che sono le proprie vicende concrete. Eh, per me, la scrittura è stata direttamente legata all'andare via. Eh, io ho vissuto a Palermo fino ai 25 anni, poi a un certo punto, pur non essendoci grossi problemi con l'università, anzi diciamo che era tutto a posto, media, altissima, ma una crescente insofferenza nei confronti dell'oggetto di studio, eh, che era, io mi ero iscritto sbagliando, non sbagliando in sé, ma perché avrei dovuto scegliere un'altra facoltà, Avrei dovuto scegliere lettere e mi ero iscritto in psicologia dicendomi che, siccome quello che mi interessava di più era eh, la letteratura, iscrivendomi a psicologia avrei studiato più cose perché non avrei lasciato la, la letteratura. Eh, a 25 anni mi ritrovo con eh, la consapevolezza di, eh, non dico detestare, ma di essere appunto insofferente nei confronti. Della, del punto di vista sul mondo della psicologia che poi ovviamente è un'approssimazione, un, un sono tante le psicologie possibili. Avevo avuto nel corso del tempo infatuazioni per cognitivismi, psicologie dinamiche, psicologie del profondo. E ehm, Per una serie di circostanze mi sposto a vivere a Torino dove, ho vissuto, dove non vivo più. Il fatto è che le note biografiche su internet sono ovviamente più lente di noi eh, e non registrano subito i cambiamenti. Ho lasciato Torino qualche anno fa per, per Roma. E, frequento eh, il biennio il Master in tecnica della narrazione della scuola Holden e Comincio alla fine degli anni '90 a lavorare in editoria, prima con Einaudi, poi con Rizzoli, Burr, eh, varie case editrici. E eh, allo stesso tempo a insegnare. Ho insegnato fino al 2010-2011, soprattutto alla scuola Holden. Poi abbiamo a un certo punto chiuso i rapporti. E, questo ha significato eh, un confronto eh, costante con la scrittura degli altri nella forma dell'esperienza editoriale con libri che dovevano essere pubblicati sui quali veniva fatto il cosiddetto editing e eh, nei laboratori di scrittura leggendo i racconti o gli estratti di romanzo, i tentativi, i progetti di scrittura delle persone che partecipavano ai laboratori stessi. Questo è stato molto utile perché mi ha messo nelle condizioni di rendermi conto che la scrittura, tornando a quello che diceva Michela, eh, non è eh, come si può dire, il dono, non è la, la facoltà straordinaria, non è appunto come si presume o si pretende l'arte, eh, ma eh, un'azione eh, discontinua. Eh, fragilissima in, come tenuta in tutte quante le sue parti, sia dal punto di vista della qualità della scrittura che riesci a produrre, sia dal punto di vista della tua disponibilità ad andare avanti per giorni, settimane, mesi, alcune volte anni, a insistere su un progetto eh, per il quale trascorri alla scrivania 8-10 ore al giorno, che per lunghissimi lassi di tempo conosci soltanto tu perché non lo fai ancora leggere al tuo editor e trascorri le giornate con il dubbio che quello che stai facendo sia una sciocchezza clamorosa ed è un dubbio che non puoi toglierti di dosso e per certi versi anche salutare, non, eh, non poterlo eh, estirpare. E immaginate quanto questo possa determinare in termini di instabilità e, e, e frustrazione, perché vai avanti eh, per tanto tempo trascurando magari diverse altre cose, senza sapere esattamente che cosa stai facendo. Quello che, a cui la scrittura costringe è, eh, è un'ambiguità strutturale. Tu scrivendo sai di lavorare con un materiale, ma questo materiale è intangibile ed è invisibile. Se io eh, costruissi un cesto con... Eh, eh, del Vimini o costruissi un muretto perimetrale fuori da, da un giardino, fuori da una casa, a delimitare un giardino, avrei una eh, consapevolezza eh, indiscutibile di quello che sto facendo e come me l'avrebbero le persone intorno a me. Potrei farlo bene, potrei farlo male, ma non ci sono dubbi sul fatto che lo sto facendo. Con eh, la scrittura, il eh, materiale, la forma delle frasi, la formalizzazione delle frasi, eh, ti ritrovi a non sapere mai esattamente che cosa stai facendo. Poi eh, all'inizio, intorno al 2003, sono entrato a far parte della redazione di un blog letterario e la rete torna, eh, come nel racconto di Michela, come... Una circostanza decisiva, ed è stata decisiva per molte delle persone che poi hanno esordito da lì a qualche anno, per il semplice fatto che la rete, abbattendo qualsiasi costo di eh, produzione, permetteva a delle persone di scrivere in contesti più o meno visibili. Nazione Indiana era allora il blog letterario più seguito in, in Italia e eh, a un certo punto di ricevere delle telefonate, a un certo punto sono stato contattato da Christian Raimo, scrittore che lavora per eh, Minimum Fax che mi ha domandato se eh, accanto ai testi che avevo pubblicato fin lì che erano soprattutto di taglio saggistico anche se ibridati, sporcati con dei tagli narrativi, stavo lavorando classica domanda che ti fa chi Lavoro in editoria, se stai lavorando su qualcos'altro, se stai lavorando su un romanzo. E in effetti io eh, nel 2006-2005 avevo cominciato, avevo aperto un file eh, sul quale tornavo periodicamente, eh, ambizioso e probabilmente privo di fondamenti. Eh, intitolato Storia della luce, in cui eh, cercavo poco a poco di ricostruire una storia della luce. Mi rendo conto che l'affermazione in sé può risultare eh, paradossale, ma poco tempo prima avevo scoperto l'esistenza di un eh, software utilizzato da chi eh, progetta eh, manufatti al computer. Eh, chi per, dai designer che realizzano dalle automobili a, alle suppellettili è eh, un software disponibile all'interno di uno di questi programmi di, di disegno, Era, eh, si chiamava Flamingo e permetteva di eh, scegliere la qualità della luce che avrebbe illuminato l'oggetto che avevi appena finito di costruire, potendo tu scegliere davanti a un planisfero un luogo del mondo, una stagione dell'anno e un momento della giornata. Si incrociavano queste tre variabili e chiaramente quello che veniva fuori somigliava più al gioco che a qualcosa di scientifico e di oggettivo. Però se ci pensiamo. Ognuno di noi sa che la luce di Brescia alle sei e mezza del pomeriggio in primavera è diversa dalla consistenza, dalla qualità della luce di Palermo alla stessa ora in autunno o di New York in inverno all'alba. Quello che mi ero detto è se può essere pensata. Eh, raccontata, affrontata una geografia della luce, chissà se si può fare qualcosa di simile con una storia della luce. Ho scritto 120 pagine, eh, ho inviato queste 120 pagine a chi me le aveva domandate, in effetti dopo una settimana intera di resistenza perché comunque mi metteva in imbarazzo farmi leggere, è, eh, è arrivata una proposta di contratto. Di quelle 120 pagine nel libro che poi ho pubblicato non è andata neanche una frase, nel senso che in quel momento quello che io stavo scrivendo aveva una forma e quello di cui mi sono accorto quando poi sono andato su quel materiale e ho cominciato ad affrontarlo in maniera più consapevole è stato che mi serviva la forma romanzo. Desideravo raccontare una storia nella quale eh, ci fossero dei personaggi, ci fosse una trama. Quello che avevo scritto, questa storia della luce, era un lavoro frantumato, procedeva per episodi, non aveva una continuità se non questo elemento della luce. Ehm, da lì in avanti, eh, nei libri pubblicati, nei testi sui quali sto lavorando adesso e che verranno pubblicati più in là, mi sono reso conto di una costante. Accanto a un desiderio, che non è d'ordine culturale, ma è prima di tutto fisico, sensoriale, di eh, avere a che fare con il linguaggio, c'è anche qualcosa di altrettanto fisico, se vogliamo, nevrotico, eh, che sta all'opposto del desiderio. Cioè, il, la mia relazione, il mio legame con la scrittura è come se coincidesse con un braccio di ferro costante tra un impulso a fare e un impulso altrettanto significativo e intenso a disfare e a lasciare perdere. Um, un filosofo che si chiamava Franz Rosenzweig aveva detto una frase che mi aveva molto colpito, la lingua è più del sangue. Questa affermazione è stata posta a epigrafe di un libro di un filologo eh, tedesco che si chiamava Victor Klemperer, un uomo che, attraverso il lavoro del quale ho capito che cosa si poteva fare con le parole. Eh, Questo era ebreo. Eh, quando nel 1933 eh, il eh, partito nazista va al potere, diventa inevitabilmente oggetto di persecuzione. È in una situazione privilegiata perché è sposato con con una donna ariana e quindi perde il posto di lavoro all'università ma rimane in una situazione protetta, non viene deportato. Quello che Klemperer decide di fare nel momento in cui non può più esprimere nell'insegnamento all'università eh, la sua competenza, la sua curiosità nei confronti della lingua, è di ragionare sul processo di nazificazione del linguaggio. Attraverso la lingua che veniva prodotta nel quotidiano nella Germania dal 1933 in avanti, poi fino al 1945. Eh, come le persone parlavano quando si incontravano in un negozio, come erano fatti i bollettini radiofonici, in particolar modo quando scoppia la guerra dal 1939 in avanti, c'è una pagina meravigliosa su un avverbio, eh, lo speaker, parola che ovviamente sarebbe stata inammissibile nella Germania hitleriana. Eh, comunica che non mi ricordo su quale fronte le truppe stanno combattendo eroicamente e Klemperer si rende conto che stanno perdendo perché quell'avverbio modale, eroicamente, svolge una funzione, come dire, apotropaica: in qualche modo serve a tenere lontana la consapevolezza del fatto che stanno per perdere quella specifica guerra, e, e in generale, quella specifica battaglia e, in generale, la guerra c'è il desiderio di lingua e poi c'è l'impulso a toglierla di mezzo, a farne a meno. Varrà la pena di tornarci su perché immagino che possa risultare inverosimile come atteggiamento. Credo che chi, immagino anche valga nel caso di Michela, si confronta con il linguaggio sa che ci sono tantissimi momenti in cui vorresti disfartene, sì. Il secondo spunto che abbiamo scelto è descrivere. Eh, noi ci troviamo in tante circostanze della nostra vita, della nostra esperienza in cui il non avere parole, il trovare la parola adeguata per esprimere uno stato d'animo, una situazione, noi cerchiamo sempre di eh, affidare alla parola questa capacità di eh, raccontare e di descrivere. Eh, una parola che non riproduce la realtà, ma la racconta come noi siamo capaci di eh, farla nostra anche nelle situazioni più difficili. Eh, e allora la descrizione il, eh, è un descrivere quello che percepiamo, quello che ci coinvolge, quello che si tocca, quello che immaginiamo, è un descrivere eh, l'esperienza e lo, usare la realtà, la fantasia, questo gioco di specchi tra la scrittura, la lettura e la realtà e l'immaginazione come, come si riproduce. Eh, nel vostro testo che avete fatto insieme presente, che è un diario eh, molto interessante, c'è poi il tema del descrivere il dentro e del descrivere il fuori, l'io, l'esperienza intima e il racconto. Esperienza personale, ma fuori della finestra viene narrato un mondo, un contesto, eh, una eh, giornata che ci rimettono in contatto anche con la diciamo, dimensione più collettiva e eh, quotidiana. Eh, questa, leggo questa, mh, questa piccola presentazione. Attraverso una cronaca quotidiana, appassionata, ironica e sentimentale, un mese dopo l'altro si compone il disegno collettivo di un tempo intimo e civile presente diventa così un irresistibile diario pubblico che parla, eh, scusate, che parla a e per tutti e quindi questo dalla dimensione individuale alla dimensione collettiva. Eh, Michela in un'intervista disse leggo eh, sempre che siano aggiornate perché nost le nostre fonti sono eh, da sempre ci si è affidati alla scrittura. Ma il compito degli scrittori non è dare risposte, è tenere aperto lo spazio delle domande. È un'eredità e una responsabilità da raccogliere. Non ho detto io questa cosa, non sono più, son più d'accordo. Ah, non è più d'accordo. Intanto <ride> a proposito di fare e disfare, ehm, questa forse è la parola... Eh, apparentemente più innocua di questa sequenza, in realtà la, mh, la più destabilizzante per quel che mi riguarda. E, mh, mi ricollego a quello che diceva Giorgio a proposito della doppia spinta, la scrittura è un tentativo di fare, è un tentativo ambiziosissimo di far entrare il mondo e la sua complessità eh, in sintassi e grammatica, che è evidentemente un un'arroganza, un, un atto di arroganza, di pretenziosità, perché il mondo è molto più grande di qualunque lingua possa contenerlo, anche se tu la governi bene. E, per cui continuamente hai a che fare con l'insufficienza degli strumenti eh, che hai a disposizione e l'insufficienza dello strumento che tu stesso sei, perché in questo senso ci sono i limiti della lingua e anche i limiti tuoi. E ehm, c'è anche il, il fatto eh, originario, Giorgio l'ha detto molto bene, ma io vorrei proprio ripeterlo con chiarezza, il materiale della scrittura, questa cosa invisibile, che è l'inquietudine, eh, si scrive con l'inquietudine, chi è comodo, chi è in pace, chi è, ha trovato il suo posto nel mondo, io lo invidio tanto, non sente l'esigenza di affrontarlo con gli strumenti della strutturazione e destrutturazione linguistica. E molto volentieri eh, si appoggia diciamo, alle storie degli altri, possibilmente le più confortanti, quelle che non lo spostano appunto dalla sua zona di tranquillità, di pace. Sono moltissime le persone che fanno questo tutti i giorni, eh, non, senza nemmeno arrivare al libro, semplicemente scegliendo il giornale. In cui vogliono trovare la realtà che cercano e sapete benissimo che mettendo davanti dieci giornali, uno di fila all'altro, è molto probabile che alcuni non, siano, non sembrino nemmeno riferirsi allo stesso paese, almeno in Italia. E, siccome la vita è così breve che puoi far bene una sola cosa e quindi è molto. Eh, serio è molto importante che tu ti scelga bene in che cosa vuoi diventare bravo, perché quella cosa può essere la tua eccellenza, è una parola che va tanto di moda. Può essere anche il tuo abisso. Se sbagli, lui dice: Io ho sbagliato. L'università devo scegliere altro. Uno deve dirsi: se io sto affilando un coltello, se sto limando una lama perché tagli. Questa lama qua che forma deve avere? Dov'è che la devo affondare? Dov'è che la devo mettere? Lo strumento che io sono. Che cosa, che giugulare deve recidere, che vite deve innestare. La domanda che ti devi fare è proprio quella: perché se perdi tempo a diventare bravo in una cosa che non è quello che vuoi fare, sarai anche molto bravo. Però eh, col coltello si fanno tante cose, non, solo si, non si innestano solo viti. E, la questione del descrivere ha a che fare con. Eh, i mondi simbolici a cui puoi attingere quando ti metti davanti alla realtà di cui tu stesso fai parte e la cui descrizione parte da te medesimo, almeno nel mio caso è stato così. E, io ho una fortuna enorme eh, di tesori semantici, ne avevo due, perché eh, in Sardegna eh, le lingue a cui si può attingere sono diverse, eh, sicuramente c'è il sardo e sicuramente c'è l'italiano. Poi ci sono altre varianti che non si parlano più da nessun'altra parte. C'è un catalano che non si parla più neanche in Catalogna perché è antico ed è quello algherese, c'è un genovese che non si parla più neanche a Genova perché ha le sue radici nell'isola di Tabarca, come spesso succede gli immigrati. Eh, gli immigrati hanno un, una, un nocciolo linguistico conservativo rispetto alla terra d'origine che continua a evolvere eh, secondo, altre, secondo altri canali. Ecco, io ho avuto la fortuna di nascere in un mondo che mi offriva almeno Due secchi dove infilare le mani per bagnarmele prima di iniziare a uh, lavorare col materiale di scrittura che appunto era la mia inquietudine, e uh, dover, anche, tutti i giorni dover confrontare la loro differenza mi costringe a fare continuamente i conti, con uh, una complessità che io non governo e non governerò mai, con tutta la mia arroganza di volerlo descrivere. E il fatto, per esempio, che una lingua abbia parole per dire una cosa e l'altra non ce l'abbia. E eh, le lingue sono importanti per quello che ti consentono di dire, ma sono importantissime per quello che non ti permettono di dire. Perché quando una lingua ti vieta di parlare di una certa cosa, non ha le parole per esprimerla, ti sta dicendo qualcosa che va molto oltre la lingua. Ti sta dicendo che di tutte le inquietudini possibili quel popolo lì. O non l'ha avuta, quella che tu stai cercando di descrivere, o l'ha avuta così grande che le parole per descriverla sono ammutolite. E eh, col sardo questa cosa succede molto spesso perché è una lingua che per molto tempo si è, eh, ha vissuto di oralità, è stata poco scritta: tant'è vero che è tuttora poco codificata e i codici non sono condivisi. Quindi, mi sento di considerarla tuttora una lingua orale. Eh, questo ne ha fatto evidentemente una lingua in, poco capace di eh, descrivere le cose tecniche, poco astratta e molto tangibile, per cui sono pochi i sostantivi, ma l'utilizzo delle similitudini e delle metafore è il pane quotidiano. Io non la possiedo bene, la capisco meglio, ma non la possiedo bene come possiedo l'italiano e quindi con l'imprinting di una lingua di carne e la forza di una lingua invece molto più evoluta dal punto di vista dell'astrazione e mi trovo tutti i giorni a dover descrivere il mondo cercando di non tradire nessuna delle due. E questa cosa è un gioco di contraddizioni potente, perché intanto mi spinge politicamente a salvarle entrambe, a non ammettere che una sola possa descrivere tutto il mondo. Eh, in questo senso eh, è una questione politica: quante lingue conosci e quanto di ogni lingua conosci. Don Milani diceva: Tu conosci eh, dieci parole, il tuo padrone conosce 100. Ecco perché lui è il padrone, perché eh, più parole conosci, più mondi puoi eh, costruire e disfare, e eh, meno parole hai, eh, meno mondi puoi visitare. Per me, che di lingue ne avevo due, avevo anche due mondi spesso in conflitto. Eh, perché eh, l'altro giorno qualcuno mi ha intervistato e mi ha detto ma qual è il tuo rapporto con la lingua minoritaria del sardo io gli avrei voluto sfasciare la sedia in testa perché il sardo non è una lingua minoritaria per i sardi è la loro lingua quindi tutti i sardi parlano il sardo o perlomeno l'hanno sentito parlare quindi per loro è maggioritaria è una lingua minorizzata che è un altro paio di maniche nel senso che nel momento in cui tu riconosci che c'è una lingua forte che ha avuto la fortuna di diventare politicamente dominante e una lingua indebolita che ha dovuto recedere per uh, fare spazio a, um, alla lingua appunto dominante, e vuol dire che un'idea di mondo ne ha schiacciato un'altra. E se un mondo muore, muore anche la tua possibilità di essere vivente anche in quel mondo. Muoiono le tue alternative di immaginario. Per cui questa cosa per me è una lotta continua contro la morte della mia lingua, ma anche la morte mia, perché se muore la mia lingua, se muore il sardo, che è una delle lingue di cui io dispongo, in qualche modo è come se una Michela non potesse sopravvivere. Quindi sul discorso della descrizione, quando io mi metto a scrivere, continuamente mi devo interrogare sull'ibridazione tra questi due linguaggi, come faccio a costringere l'italiano a parlare in sardo il mio italiano a parlare il mio sardo, come faccio a costringere il mio sardo che vorrebbe sparire perché nessuno più lo parla o lo parlano male perché non lo imparano scritto, a sopravvivere dentro la lingua che l'ha dominato e allo stesso tempo come faccio a resistere a tutti i sardi che mi dicono non parli il sardo, non scrivi in sardo e quindi tradisci il tuo ceppo originario e gli italiani che ti dicono il tuo, sardo, il tuo italiano è un po' strano. È un po' strano, cioè si sente che c'è una commistione di letti e di sangue, dice la lingua è più del sangue, diceva Giorgio prima citando quel filosofo, e, sì, è come, eh, è, come tutti, è come il sangue, più che più del sangue, nel senso che è una cosa torbida, un po' rivoltante, perché ha parole per tutto, anche per le cose che tu non vorresti dire, ed è, eh, pretende di definirti. Pretende di dire chi sei, mentre tu vorresti servirtene per essere tu a dire, a ridare il nome a tutte le cose che hai intorno. Il, il ceppo uh, divino dentro di noi ci spinge continuamente a rinominare le cose. Dio dà nome a tutte le cose, in qualche modo le fa esistere descrivendole e quando crea l'uomo chiede a lui, adesso tu dai nome, adesso tu dai nome. Dare nome alle cose... È un gesto genitoriale e divino insieme. E quando ti metti a, de a descrivere il mondo, in qualche modo ti stai impossessando di questa eredità, di questo lascito creativo, eh, direttamente collegato all'idea di creazione che ci siamo portati dietro, che è radicata nella parola. In principio era il verbo. Eh, il verbo, però, si è fatto carne, non carta. Quindi, quando uno poi si mette a pubblicare, deve sempre tenere presente qual è il legame tra la carta che sta sporcando e la carne che vorrebbe testimoniare. Grazie. Un po' di tempo fa ho fatto un viaggio eh, insieme a un fotografo negli Stati Uniti per, per un progetto, per un libro. Eh, da realizzare insieme. E, mh, buona parte di questo viaggio è consistita nello stare dentro una jeep e attraversare deserti, eh, soprattutto quando non c'erano i deserti, i luoghi che, che avevamo scelto di provare a visitare erano comunque luoghi abbandonati, di, il disabitare più che, che gli spazi abitati. E un giorno, eh, dopo ore di percorso nel deserto della, in uno dei deserti della California, eh, ci troviamo davanti a un cartello sul quale, eh, in nero su fondo giallo, c'è scritto: Absolutely nothing for, uh, no, uh, absolutely nothing next 22 miles. Assolutamente nulla per le prossime 22 miglia. E siamo rimasti fermi a domandarci in che senso fosse stato eh, previsto un cartello di quel genere e come dovevamo interpretare la perentorietà dell'avverbio, dell assolutamente, e l'altrettanta nettezza eh, del termine niente, nulla. Perché eh, quel cartello non era stato posto lì per gioco. O per eh, creare un dilemma d'ordine filosofico. Era stato collocato lì da una amministrazione, da qualcuno che in qualche modo si preoccupa di amministrare lo spazio. Quello di cui non si rendeva conto chi ha collocato il cartello, è che in effetti stava eh, facendo un ragionamento o stava suggerendo un ragionamento sul linguaggio ed esattamente sulla descrizione. È come se fino a prima del cartello e dopo le 22 miglia introdotte dal cartello stesso il linguaggio fosse ancora in grado di dare nomi, di nominare, di battezzare, di dire le cose. E in quell'asso di 22 miglia era come se si dicesse noi per un po' ci fermiamo. Eh, era un cartello giallo con la scritta nera. Che mi fa pensare ad André, ma eh, somigliava più alla bandiera bianca eh, e chi sollevava la bandiera bianca era il linguaggio stesso, come se dicesse io non so che dire, ammutolisco davanti a queste 22 miglia il modo in cui la superficie in cui lo spazio è composto è tale da non poter dire niente. Credo che eh, nel momento in cui ci si trova per un insieme di circostanze ad avere a che fare con la lingua, ad avere a che fare con la narrazione. Quelle 22 miglia introdotte dal cartello assolutamente nulla non sono il limite, non sono quello che temi di incontrare, ma sono esattamente lo spazio che ti stai andando a cercare. In qualche modo la luce alla quale facevo riferimento prima, ovvero il mezzo attraverso il quale prendiamo atto di ciò che c'è intorno a noi, ha caratteristiche tali per cui non permette di essere detta, sfida il linguaggio. Eh, nello stesso modo in cui l'aria sfida il linguaggio a dirla. Provate a immaginare cosa possa voler dire nominare, descrivere l'aria, la, descrivere la luce. Ci sono delle pagine meravigliose di. Daniele del Giudice, eh, in un libro che si intitola Atlante Occidentale, in cui descrive i fuochi d'artificio, se ci pensate, e non li descrive dall'interno, da, ovvero quanto mi piace osservare i fuochi d'artificio, descrive la morfologia dei fuochi d'artificio, eh, ovvero descrive l'esistenza della luce nel buio. È una come dire, esperienza narrativa, un'esperienza linguistica limite. Il luogo dal quale io provengo è un luogo che eh, rinuncia nella maggior parte dei casi a dare i nomi alle cose. Eh, Palermo è una città nella quale la presenza dei cani e dei gatti randagi eh, non ha mai costituito un'eccezione, ma ha, la normalità dello spazio che attraversi un po' in tutti i quartieri. Eh, io mi sono reso conto, come spesso accade, della eccezionalità di qualcosa che io quando vivevo a Palermo percepivo come normale, quando sono andato a vedere degli altri luoghi. Eh, una volta per una presentazione ero a Pistoia, è un episodio raccontato all'interno di, di Presente, e ehm, andando verso il luogo dove doveva venire la presentazione, la, la persona che mi aveva invitato mi indica, mi aveva fin, aveva fin lì fatto da anfitrione, mi aveva in, descritto, a proposito di descrivere, vari luoghi eh, e varie figure legate a Pistoia e mi dice, lì c'è, quello è Filippo Biagini. Io guardo nella direzione che mi è stata indicata e vedo semplicemente un portone, la vetrina di una libreria. Eh, lei insiste sul fatto che lì c'è Filippo Biagini, io comincio anche a guardare con in inquietudine la, la, la persona che mi accompagnava e non volevo contraddirla nelle sue allucinazioni e mi accorgo, mi accorgo però che in effetti c'era un gatto eh, e quel gatto era Filippo Biagini. Eh, mi eh, precisa che Filippo Biagini vive lì. Ha una pagina Facebook, il che è vero perché poi ho controllato e effettivamente Filippo Biagini aveva, perché poi eh, è morto poco tempo fa, ehm, ma soprattutto possedeva un nome, anzi era un doppio nome, una cosa tipo Filippo Ettore Biagini. Il che creava anche una certa soggezione perché il doppio nome, come il doppio cognome, ha qualcosa di nobiliare. Non apparteneva a un privato, a una singola persona, ma apparteneva al quartiere, apparteneva alla zona. Trascorreva un po' di tempo a prendersi il sole dietro la vetrina della libreria, usciva, la gente gli dava da mangiare. Io lì mi sono reso conto di come un comportamento che può essere risolto nella bizzarria. Uh, o che può risultare così semplicemente folcloristico, desse invece un'indicazione fondamentale. Uh, in quel frammento di pistoia, la comunità che viveva, che abitava, che abita quel frammento, si è assunta la responsabilità e ha voluto correre il rischio di dare nomi, di battezzare. Eh, dal piccolo principe in avanti sappiamo che se nominiamo qualcosa, anche colazione da Tiffany nel finale ce lo, ce lo insegna, quando eh, il personaggio interpretato da Audrey Hepburn accetta di dare un nome al suo gatto. E nel momento in cui gli dai un nome, potrà cominciare a mancarti, eh, perché lo individui e lo fai esistere a un livello che solo il nominare è in grado di generare. Il problema in un contesto che io conosco abbastanza bene come Palermo e in vari altri contesti, e non ne facciamo una questione d'ordine soprattutto geografico ma eh, culturale, è quando ci si dimette dalla responsabilità di dare nomi alle cose, che ripeto è una responsabilità, è un piacere ed è anche un rischio. E anche aggiungerei delle conseguenze educative quando ci si dimette dalla responsabilità. L'ultimo spunto è crescere. Eh, L'abbiamo un po' pensato per concludere, eh, rispetto sia alla crescita come eh, passaggio di età, so ma anche come, come rapporto tra le generazioni nei vostri romanzi. Il tema del rapporto tra le generazioni è molto presente, è indimenticabile e magistrale il rapporto narrato in Acabadora, ma anche eh, nell'incontro questi ragazzi che crescono con l'infanzia eh, in autonomia, no? a differenza dell'iperprotezione di oggi. I, gli adolescenti del tempo materiale che a Palermo nel fuori scoprono il rischio del conflitto, incontrano l'esperienza del terrorismo, anche raccontandoci che crescere voglia anche dire disillusione, voglia dire cambiamento, voglia dire in alcuni casi perdita. Ecco, questa consapevolezza, questa maturazione, ha questa consapevolezza, questa maturazione che in particolare è per le giovani generazioni. L'adolescenza ha molto bisogno di racconti, ma ha tanto bisogno anche di raccontarsi. Ecco, questo aspetto della crescita come consapevolezza, in particolare, dicevo nell'età giovanile, ma anche in altre età della vita, eh, cos'è la scrittura per il crescere? È difficile rispondere perché sono ancora ho le sinapsi elettrizzate dall'intervento di, di Giorgio. Adesso avete capito perché ho insistito: perché ci fosse lui, perché eh, la, um, il mio rapporto con la sua intelligenza è sempre. Um, sì, sì, è proprio ogni volta che lo ascolto parlare lo so, diventa rosso, si imbarazza, ma è la verità, cioè è, è una testa di riferimento per me. Per certi versi, nel suo perfetto e chirurgico controllo del linguaggio, è un modello aspirazionale. Posso usare questa parola orribile, posso usarla? Sì, direbbe Vincenzo Stuni, brutte parole, parole orrende. Aspirazionale, e, mh, questo incontro dicevamo sia originato da il forum sulla scuola che Paolo Giordano eh, si è preso la responsabilità di aprire sulle pagine del Corriere della Sera, in un momento in cui eh, la scuola perde non solo risorse ma soprattutto autorevolezza sociale. E eh, diventa necessario interrogarsi su quella che è ancora la, la sua funzione, perché oltre alla famiglia è uno dei posti dove eh, ci si aspetta che le persone crescano, crescano in uh, consapevolezza, crescano in formazione, crescano in competenze. Adesso va questa parola qui da qualche decennio. E, mh, non, uh, io ho scritto un articolo sul Corriere della Sera. Che andava nella direzione più distruttiva possibile, nel senso che, che per me eh, il crescere, la formazione eh, si sostanzia nella relazione e non nella funzione. E ehm, diciamo che uno dei mh, problemi che io ho con la scuola così come l'ho vissuta, quindi con la scuola in cui sono andata eh, prima di tutto e poi anche in quella in cui ho insegnato per sei anni, dentro un metodo che io non ho deciso ma che ho dovuto assumere perché è così che si fa scuola in Italia, il primo eh, problema per me è la perdita del valore insostituibile, dell'individualità tra i soggetti coinvolti nell'apprendimento. Danilo Dolci diceva che ciascuno cresce solo se sognato, che è una frase che mi ha accompagnato per moltissimo tempo, cioè che siamo in grado di superare quello che siamo solo se qualcuno è disposto a investire il suo tempo per immaginare quello che ancora non siamo. E questa cosa per me ha una declinazione anche biografica, se vogliamo, perché io ho un'esperienza diretta nella mia vita di filiazione d'anima. Per 18 anni ho vissuto con la mia famiglia, mia madre, mio padre e mio fratello, e per 16 anni ho vissuto con un'altra famiglia, vicini di casa e amici che a un certo punto hanno utilizzato un istituto informale. Eh, di relazione in Sardegna che ehm, è appunto l'affiliazione d'anima che non si usa quasi più perché figli non ne facciamo cioè in Italia non se ne fanno meno che in tutta Europa e in Sardegna se ne fanno meno che in Italia quindi parliamo veramente oggi nessuno fa, ne fa due figuriamoci se eh, hai un figlio da condividere e ho sperimentato intorno ai 17 anni eh, è difficile spiegarlo a chi è dentro la mentalità del diritto italiano, perché il diritto italiano prevede che eh, la patria, matria, potestà si sposti solamente qualora chi ne ha titolo originario non sia in grado di eh, sostenerla temporaneamente o permanentemente, per cui il diritto italiano conosce soltanto gli istituti dell'affido e dell'adozione. Eh, che prevedono in qualche modo l'esclusione o l'ottundimento della prima esperienza familiare a vantaggio della seconda che si pone come sostitutiva. L'affiliazione d'anima non ha questa natura, eh, ha una natura, diciamo, moltiplicativa. Il figlio d'anima non è un figlio sottratto, ceduto, passato di mano, ma è un figlio moltiplicato. Quindi costringe a fare i conti anche con l'idea... Ehm, comune, culturale, che di mamma ce ne sia una sola, è evidente nella mia esperienza che io di mamma ne ho avuto almeno due, ma credo anche di più. A imparare a riconoscerle e poi le riconosci dovunque ci sono, anche se la loro funzione è temporanea, la loro funzione può non essere eh, istituzionalizzata, o può, può anche eh, succedere che non gli si dia un nome, tant'è vero che. Esiste la definizione figlio d'anima, ma la persona che prende qualcuno a figlio d'anima in sardo non ha un nome e questo è interessante. E io penso che eh, la scuola italiana attuale non sia pensata per questa essenziale funzione eh, educativa che è appunto la relazione. Eh, perché la specificità individuale sparisce nel corpo collettivo della classe, perché eh, la logica dello standard della formazione e anche dell'obbligo della formazione eh, inevitabilmente cancella l'individualità. Quindi, per me, è faticosissimo. Io vorrei che non fosse così. E, e naturalmente le persone con cui parlo mi dicono che è il modo migliore tra i peggiori che potevamo scegliere, un po' come la democrazia: non è il, non è il, il massimo, ma è il migliore di tutti i sistemi che potevamo mettere in campo. E, non ne sono sicura, non ne sono sicura. E, e Infatti, ho fatto tesoro nella vita di quello che è stata la mia esperienza di formazione extrascolastica. E a un certo punto, intorno ai 25 anni, ho pensato. Eh, io posso rifarlo quello che è stato fatto con me, perché incontro continuamente intelligenze che eh, dentro la scuola subiscono o, e usufruiscono anche di un percorso di formazione standard che uccide la loro individualità, che invece può scatenare eh, cose imprevedibili. Quindi a 25 anni mi trovo per le mani, grazie a una rete di relazioni del tutto casuale, un ragazzino di 14 anni che si, chiama, si chiamava Matteo, adesso è un uomo di 28, e che mi dice: Io voglio imparare anche altre cose che a scuola non mi insegnano e voglio diventare questa cosa qui. Voglio imparare il cinese, voglio imparare l'indiano a 14 anni, voglio fare il giornalista, voglio fare io. Potevo fare molto poco in quel momento, però potevo offrirgli lo spazio della relazione. E quindi in accordo con i suoi genitori, in un rapporto veramente meraviglioso, non erano sardi, quindi hanno accettato un linguaggio di relazione che non era culturalmente familiare per loro, e per quattro anni, eh, fino al quinto, quando poi lui è partito effettivamente per la Cina, io ho insegnato a Matteo tutto quello che sapevo. Che non erano materie, non erano competenze, non erano eh, dal fare i piatti a, a fare una telefonata a un direttore di giornale per proporsi per scrivere un pezzo. Quando è partito per l'Erasmus in Cina, eh, io gli diedi un numero. Si chiama questa persona, si chiama Maso Notarianni, è il direttore di Peace Reporter, è un giornalista un po' matto, un, fuori dai sistemi di casta, che vorrebbe mandare qualcuno in Cina per le Olimpiadi, ma non può perché è comunista e non lo fanno entrare in Cina. E quindi tu che stai andando lì all'Erasmus, proponiti per scrivere un pezzo. Naturalmente scriverai gratis il primo pezzo, se è brutto non ci avrà perso niente, se è buono magari tu guadagni un contatto, una persona di fiducia. Matteo oggi dirige l'agenzia di stampa China Files dall'India eh, perché era un bravo giornalista. A 14 anni lo sognava, io l'ho sognato con lui e poi lo è diventato. E dopo di lui è venuto Alessandro, che, eh, che ho preso che aveva 16 anni, e in accordo con i suoi genitori, e oggi Alessandro, eh, che mi ha fatto tanto penare. Eh, a 28 anni ha vinto una cattedra, un, un, un corso di tre anni dove andrà a insegnare con un contratto di tre anni a Princeton ed è stato l'investimento forse in speranza eh, più eh, disorientante perché io volevo che lui scrivesse e lui invece voleva insegnare, quindi grande lotta mh, su questo, ha vinto lui e ha fatto bene. E poi è arrivato Riccardo, <ride> e a 16 anni anche lui, che... Eh, in contrasto totale con i suoi genitori, ho tenuto per quattro anni, e adesso c'è Francesco con cui finisco quest'anno e a giugno ne prenderò un altro. E mi rendo conto, come me siamo tanti, io ne conosco più di 20 che fanno questo, questo percorso qui. Non è un percorso istituzionalizzabile, cioè uno che guarda da fuori, dice: Ma questa non è la scuola. Certo che non è la scuola, ma era la scuola. Prima non ti chiedevano che scuola avevi frequentato, ti chiedevano chi era stato il tuo maestro. Non sempre insegni cose che sai, a volte insegni quello che sei e metti la persona a contatto con la tua vita, colmi quel distacco intergenerazionale che ci ha abituati a pensare che dobbiamo stare separati. Persino la televisione oggi ha fasce di, pro, di programmi per i giovani, per i bambini, per gli adulti, ma anche il mondo lo possiamo guardare dalla stessa, dalla stessa fascia d'età. Ciascuno deve stare contingentato come se non ci potessimo più parlare. L'esperienza di crescita che ho avuto io e che ho potuto sperimentare con queste persone è, è un'esperienza che è è contraddittoria rispetto al sistema scolastico e so bene che eh, se, se io in questo momento avessi in tasca 2 milioni di euro, aprirei una scuola, prenderei le 20 persone che fanno quello che faccio io e direi come riusciamo a fare in modo che anziché 4 siano 40, 400, 4000, come riusciamo a trovare tante persone quanti sono i ragazzi che siano disposti ad aprire un canale del cuore fuori dalla funzione per sognare quello che ancora non, non sono, in modo che loro possano sognare quello che ancora noi non siamo, perché è chiaro che va nelle due, due direzioni questa cosa. E, se penso all'esperienza con Francesco, che è quella che sto vivendo in questo momento, eh, è stata in assoluto la più stramba, perché eh, Francesco mi ha detto io voglio imparare a stare al mondo. La scuola mi insegna tutto il resto, ma io non so stare al mondo. Ricordo che eh, lo portai per la prima volta in un ristorante, eh, in un ristorante eh, stellato, eh, perché imparasse il cibo, il cibo buono, imparasse la meraviglia, il miracolo di un sapore fatto con arte. Perché nel momento in cui ti abitui alla bellezza, alla perfezione, in cui ti abitui, eh, al, ti formi il gusto, nessuno ti convincerà mai più che non te lo meriti e quella cosa, se non l'avrai, ti mancherà e lotterai per averla. Che non è il lusso, eh? è proprio il contatto con la bellezza durante quella cena. Oltre ai sapori di quel pasto, ricordo che lui osservava come si eh, parla col cameriere. Come fai a farti servire senza che l'altro diventi tuo servo? Quale strana meccanica in un tavolo fa sì che si capisca chi deve pagare senza che nessuno dica niente? Come fare... Lui uscì dal, uscì dal, dal ristorante completamente eh, confuso, disse, è eh, la cosa più difficile che ho mai fatto, sicuramente ne aveva fatte di più difficili, però... Essere posto in una situazione in cui la cosa che devi imparare è come essere uomo in mezzo a persone che sembrano saperlo già fare tutti, e così non è, neanche questo gli devi insegnare. Ecco, io credo soltanto in una scuola così, poi tutto il resto va fatto, perché va fatto? Però vorrei che oltre il titolo per i ragazzi restasse uno spazio in cui gli adulti che vogliono ancora mettersi in gioco fuori dalla funzione potessero mettersi a servizio di questa enorme energia che cresce e man mano che cresce si intruppa in canali eh, che uccidono la specialità di ciascuno. Mi rendo conto che questa è una cosa mh, probabilmente inutile in questo dibattito, ma non... Se, no, se io non avessi avuto la possibilità di sperimentarla nella mia vita, questa relazione formativa, non sarei qui, ne sono certissima, ne sono proprio certa di questo. Grazie. Giorgio, crescere. Allora, provo a rispondere convocando eh, alcuni maestri ehm, e cercando però di spingere il più lontano possibile la retorica sui maestri. Eh, due di questi sono maestri ideali e non li ho mai avuti, eh, ma mi ha molto incuriosito conoscerne la storia. Eh, uno è Jacques Guittard che era eh, quel, eh, quell'istitutore francese che a metà del Settecento decide di occuparsi di, quello che, eh, di quel ragazzino ritrovato in mezzo ai boschi in Francia, eh, che ha vissuto in uno stato di natura fino al momento in cui non viene catturato, perché di fatto di una cattura si tratta e eh, qualcuno di voi avrà visto il film di Truffaut che ne racconta la storia, Il ragazzo selvaggio. E, quello è un maestro eh, molto particolare, considerate che si tratta di un'epoca un nella quale c'è l'istitutore, non c'è ancora la struttura della scuola pubblica eh, il livello, la qualità di riflessione sul proprio insegnamento è tutto sommato ridotta, eh, la normatività è molto forte. Ma Jacques Guittard è un eh, maestro che ha la disponibilità a mettere da parte eh, la strategia a vantaggio della tattica, cioè sa interpretare in modo duttile le situazioni che si creano e ha sempre in qualche modo la consapevolezza di dovere in ogni sessione di incontro con questo suo giovane allievo eh, di dover raggiungere un obiettivo. Il, quello che si trova davanti è un ragazzino che all'inizio non è nemmeno in grado di camminare in stazione, nella stazione retta, eh, non possiede linguaggio, non, eh, non ha nessun punto di riferimento di quelli che noi consideriamo naturali. Eh, ma c'è una scena bellissima che arriva a tre quarti del film in cui eh, attraverso, avendo ormai innescato e condiviso col ragazzino una serie di, di pratiche per cui alla risposta positiva viene data una gratificazione, e quando invece c'è l'errore. C'è una piccola punizione. Quello che il maestro fa è punire il ragazzino quando ha compiuto l'azione giusta, rinchiudendolo all'interno di uno sgabuzzino. Ora, in quel momento, noi proviamo un senso di fastidio nei confronti del, de, de, del maestro, che nel film poi è interpretato dallo stesso Truffaut. Ma. Eh, Subito dopo, quando la scena si sviluppa e si conclude, ci rendiamo conto che il suo comportamento aveva un senso. Perché nel momento in cui il ragazzino, rinchiuso dentro eh, questa stanza buia, comincia a battere con eh, i pugni e con i piedi per essere tirato fuori, lo fa perché sa di avere subito un'ingiustizia. È come se la dimensione dell'etica la sua scoperta comparisse improvvisamente in quel momento. Punire eh, laddove non c'è una ragione di punizione si trasforma da qualcosa di apparentemente cinico e brutale in qualcosa che dà indiv individualità a quel ragazzino. Un altro personaggio, un altro maestro che non ho mai avuto eh, è quello raccontato in un altro film che poi si basa su un diario che è il diario di un maestro di Vittorio De Seta, eh, il racconto di un anno di insegnamento al Tiburtino III, all'inizio degli anni 70, quartiere più che degradato, eh, c'è un momento nel quale eh, l'insegnante, eh, interpretato da, da Bruno Cirino, eh, si accorge che in classe, ehm, nel luogo nel quale lui deve cercare tutti i giorni di inventarsi una didattica che abbia un senso, che abbia un'utilità, che sia credibile eh, per i ragazzi che parlano sostanzialmente soltanto in romanesco, in quella classe c'è la pedana sulla quale sta la cattedra. Ora, eh, se lui decide di spostare la cattedra, è possessarsi della pedana, non lo fa per delle ragioni d'ordine, come dire, eh, ribellistico, rivoluzionario, semplicemente perché si accorge che la pedana in sé non è utile. Ma se la pedana viene sollevata, addossata alla parete e eh, coinvolgendo i ragazzi in una serie di calcoli e portando delle assi di legno viene dotata di mensole, si trasforma in una libreria che loro stessi sono eh, chiamati a costruire. Questi sono i maestri ideali, i maestri che ho avuto io sono esseri umani, eh, nei confronti dei quali, come accade sempre da ragazzini, si è feroci, pensando che in realtà la cattiveria sia degli insegnanti nei nostri confronti e che poi a un certo punto a posteriori eh, puoi decidere di eh, osservare in un'altra maniera. La mia maestra delle scuole elementari, che è stata fondamentale per suggerire qualcosa che riguardasse il linguaggio, tutte le volte in cui ci rimproverava e batteva la mano sulla cattedra, urlava muti, che diciamo eh, suggerisce una relazione col linguaggio abbastanza netta. Un professore delle scuole medie mi prestava i suoi libri, che erano quelli di Guareschi, di Giovanni Mosca o di Carletto Manzoni. Io mi ricordo che... Ero contento di leggere questi libri, però contemporaneamente provavo un senso di repulsione perché erano sporchi e puzzavano. C'erano tracce di caffè, sapevano, eh, alludevano continuamente a un ambiente domestico stipato di fumo: quello che Francesco Pecoraro, in un romanzo recente, chiama il covaticcio domestico, cioè tu sentivi i fritti e il fumo. E io. Quindi, leggendo questi libri, sentivo il corpo e la vita familiare del mio insegnante di italiano alle scuole medie. Ce ne sono stati altri nel corso del tempo, e poi un giorno, quando ero all'ultimo anno delle superiori, i miei mi hanno voluto far incontrare un lontano parente calabrese, mai visto prima e mai più visto, che era a Palermo in quel momento e che, eh, essendo un insegnante, poteva aiutarmi a eh, fare la scelta giusta per l'università, cosa che come vi ho detto non avvenne. Ma ricordo che eh, al termine di questa lunga passeggiata in una zona di Palermo che si chiama Mondello, la zona diciamo, balneare, eh, quando il mio ascolto era ormai polverizzato perché tutto quello che mi era stato detto era edificante, bello e inservibile, eh, quest'uomo mi aveva raccontato una storia quella di un eh, ram, giovane rampollo della piccola aristocrazia di un paesino siciliano che nel momento in cui eh, deve sposarsi con la ragazza giusta altrettanto nobile eh, deve andare a comunicare e in qualche modo implicitamente a chiedere il consenso eh, allo zio vescovo. Che è una figura fondamentale nell'economia familiare, cioè non puoi compiere un passo del genere se lo zio vescovo non è d'accordo. Quando timido, preoccupato lo eh, raggiunge, eh, comincia a, eh, cantare, a, a cantare le lodi di questa ragazza. E quello che lo zio fa è tirare fuori da un cassetto una, eh, un foglio di carta e una matita e per ogni qualità, bellezza, intelligenza, rango. Segnare uno zero, uno zero accanto all'altro, eh, senza dare nessuna spiegazione, comportamento che terrorizza il ragazzo, non sa che cosa sta accadendo, ma sa che non sta accadendo qualcosa di buono. Fino a quando non ha una intuizione che per certi versi era, poteva essere preliminare e dice allo zio che soprattutto questa ragazza è religiosissima, prega tutti i giorni, tutto il giorno. E a quel punto, in cima a questa fila di zeri, lo zio vescovo colloca un 1 e capitalizza eh, con un movimento microscopico tutto quello che diversamente sarebbe rimasto disperso e inutilizzabile. Eh, C'è un momento nel quale ognuno di noi deve rendersi conto che può avere avuto la fortuna di avere alcuni buoni insegnanti che lo erano per un insieme di ragioni che hanno a che fare con la loro preparazione, ma avevano a che fare anche con il loro corpo, con la loro voce, con la loro eh, intensità. E sono gli insegnanti ai quali in qualche modo devi gratitudine. E poi ci sono degli insegnanti che sono stati medi, mediocri, pessimi e ugualmente non sono stati inutili, perché un cattivo insegnante ovviamente fallisce su un determinato piano, ma genera conflitto. Il conflitto genera tensione, la tensione produce pensiero. Eh, ti mette nella condizione pericolosa di essere giudicato. E allora a quel punto, a posteriori, 20-30 anni dopo aver incontrato questi insegnanti, cosa fai? Te la prendi con loro o ti rendi conto che la loro inadeguatezza, in qualche modo, è anche la tua? Cioè. I miei cattivi insegnanti, quelli che non mi hanno fatto capire che la scrittura poteva diventare l'uno collocato prima di tutta una serie di zero, eh, sono però le persone che mi hanno fatto capire quanto posso essere o sentirmi inadeguato in tutta una serie di, di circostanze. E quindi in una maniera più farraginosa, più ellittica, anche a loro devo gratitudine. Volevo, fare una volevo farti una domanda, ma in realtà mi hai in parte già risposto, nel senso che, eh, che la contraddizione tra il modello obbligante, tu dici, abbiamo, siamo stati tutti feroci verso i nostri insegnanti, perché quello della scuola di solito è un posto dove eh, ti hanno messo, non vuoi stare, c'è cioè appunto la dinamica dell'obbligo e con persone che non hai scelto, con compagni che non hai scelto e che sono lì con te solo perché hanno avuto l'avventura di nascere nel tuo stesso anno e tutti elementi diciamo di non scelta che di fatto determinano l'istituzione in maniera funzionale e ti chiedono di essere funzionale anche per cui eh, puoi passare eh, tuttora perché lo vedo Giorni interi a, a, fare, a fare disegni di cui non comprende il significato solamente perché tu impari a fare un cerchio bene perché poi la sarà perfetta, eccetera. In molte scuole, fortunatamente questi metodi non ci sono più, ma in altri sì, e questo è del tutto aleatorio, nel senso che i bambini che capitano lì fanno anche quello. Dentro quel meccanismo coercitivo, si sì, innesca questo processo virtuoso del conflitto. Eh, ma quello che si perde eh, chi è in grado di organizzare un conflitto e chi in qualche modo sopravviverà gli altri no cioè il conflitto è un punto d'arrivo è una specie di risultato in cui tu a un certo punto ti affermi e dici lo percepisco che sto subendo un'ingiustizia che questo meccanismo io lo voglio sovvertire ma molti si fermano un passo prima e dicono se il meccanismo è questo, come i rinoceronti di Ionesco, anch'io mi farò rinoceronte. Per cui eh, matura lì l'ipocrisia, matura lì la sconfitta, matura lì il senso di, di non potercela fare contro un mondo che ha già fatto tutto prima che tu arrivassi e che tu non cambierai soltanto adeguandoti, lì nasce il conformismo. Io mi domando: secondo te è possibile immaginare una scuola? istituzionale, quindi non quella che ho raccontato io nella mia esperienza, ma che prenda da un'esperienza come quella elettiva un metodo. È possibile trasformare in un metodo un'elezione, fare in modo che l'elemento dell'obbligo si attutisca per entrare in una dinamica di scelta libera, dove forse rinunci a una quota di conflitto o forse no se il conflitto fa parte del metodo. Ora è chiaro che non sono in grado di rispondere, nel senso che, che mi piacerebbe eh, immaginare una risposta positiva a, a, alla immagine che, che proponevi, eh, però. Mh, È indispensabile che vengano compiute delle azioni che vadano nella direzione che tu descrivi, che si cerchi di fare in modo che nessuno rimanga al di qua e che più gente possibile venga messa nelle condizioni anche di avere a che fare da un certo momento in avanti col conflitto. Però quello di cui mi sono reso conto è che la didattica è imperfetta. Faccio riferimento alla didattica non soltanto scolastica, parlo. Eh, anche di quelle esperienze didattiche con le quali ho avuto a che fare, che, che non sono all'interno della, della scuola, hanno a che fare con i laboratori di, di scrittura o con altre situazioni analoghe. Eh, la didattica è imperfetta perché è incarnata e essendo incarnata non può che nutrirsi delle virtù e dei limiti di ognuno di noi. È chiaro che un adulto ha nei confronti di una persona che non è ancora adulta il dovere di negoziare al meglio tra le proprie virtù e i propri limiti. Ed è il motivo per il quale ehm, quella che potrebbe risolversi semplicemente in una storiella, quella che raccontavo prima degli zero e degli uno, secondo me ha un valore perché c'è un momento in cui una persona adulta deve riuscire a capire che cosa è il suo uno. Che cos'è che gli permette di capitalizzare tutto quello che diversamente sarebbe rimasto uno zero e metterlo al servizio? Cioè un atteggiamento civile responsabile nei confronti degli altri è quello di individuare le proprie rendite di posizione, di non conservarle, di metterle il più possibile a disposizione di qualcun altro, correndo il rischio di dissiparle. Perché non hai nessuna certezza di un riscontro, di un ritorno. Eh, in fondo, uno prova a inventarsi un patrimonio, il che significa che non c'è un meccanismo gravitazionale per il quale erediti. Tu inventi quella che è la tua eredità, decidi come in patrimonio di, di Philip Roth e poi compi un'azione conseguente a tutto questo. Eh, corri il rischio che fa qualcosa secondo me anche di meraviglioso, di perdere tutto, perché lo metti a disposizione di qualcuno che non sai se si metterà nelle condizioni di ereditare a sua volta. Sì, è, è molto chiara questa cosa. Te lo dico uh, anche per, um, per una questione che ha a che fare con la disuguaglianza di genere, cioè il meccanismo della scuola così coercitivo. Eh, si trova davanti allievi eh, di sesso diverso, che quando arrivano dentro eh, l'istituzione scuola hanno già una formazione eh, in qualche modo differenziata. Troppi libri sono stati scritti su questo perché io possa dire una parola in più diversa. E alle bambine è stato insegnato a essere obbedienti e ad essere compiacenti e ad essere gentili e ad essere mediatrici. Invece, nei bambini si è tollerata, nei maschietti si è tollerata una quota di indisciplina che è carattere, che è temperamento. E questa cosa, quando si arriva nella scuola, determina, non lo dico io, lo dicono gli studi, tra cui uno recentissimo di Harvard che mi ha sconvolto per la precisione con cui fotografava questa cosa. Essendo la scuola un sistema di apprendimento fortemente coercitivo e disciplinante, le bambine vanno meglio. Perché sono molto disciplinate quando arrivano, molto più dei maschi. E ovviamente chi ha un maschio alle scuole elementari e alle medie dice: ma perché non va bene come la sorella, come l'amica? Come... Perché percentualmente i voti sono così tanto più bassi? Perché il metodo favorisce chi si piega, favorisce la docilità. L'apprendimento passa per. Eh, diciamo la, la, compi la compiacenza nei confronti del metodo e questo vale fino a che si è nella scuola fino a che si è nella scuola le ragazze sono più brave studiano di più hanno risultati migliori brillano quando si entra nel mondo del lavoro questa competenza alla docilità questa competenza al piegarsi in qualche modo a, alla coercizione si rivela uno svantaggio formidabile perché il mondo del lavoro, il mondo, la società in generale prevede una gerarchia e se tu sei stato addestrato all'obbedienza non comanderai, anche se hai studiato di più, se eri più brava, se brillavi maggiormente, obbedirai perché hai imparato soprattutto quello e hai imparato che i risultati attraverso quello si ottengono. I maschi che l'hanno imparato meno l'hanno... Hanno diciamo, una forza ancora istintiva eh, al dominio che non è stata sedata da tutti i percorsi, si ritrovano meno preparati, con voti più bassi, ma inspiegabilmente nei posti di comando. Quindi, in qualche modo, una scuola fortemente gerarchizzata e fortemente. Diceva la, la, la persona che aveva steso, che aveva raccolto i risultati di questa uh, analisi harvardiana di appena qualche mese fa. Parlava, la presentava a una platea di studenti appunto di Harvard e diceva alle ragazze, diceva, ciascuna di voi mediamente va meglio rispetto al ragazzo che ha a fianco del 30% in tutte le materie, eppure fra cinque anni è altamente probabile che lavorerà per lui. Quindi le ragazze dentro quell'assemblea e lei diceva, questi sono i numeri, cioè le statistiche degli ultimi vent'anni ci dicono che le donne studiano di più, vanno meglio, ma quindi in qualche modo per me combattere contro una scuola così disciplinante e coercitiva significa anche scardinare un sistema che insegna alle persone che l'obbedienza l'ipocrisia, l'accomodamento, la, no come si dice, l'essere accomodanti, eh, il, um, il non protestare, il non dissentire e il modo per. Mi di essere candidata al prossimo incontro <ride> su questi temi. Abbiamo pochissimi ancora minuti, noi pensavamo di concludere anche con qualche domanda, ma ci sembra un po' difficile prima di... Eh, Le ho bruciate io. Perdone. Perché volevamo lasciare anche un quarto d'ora, insomma un incontro più informale, chi voleva salutarla, chi voleva mm, pare, cambiare due parole. Per cui se ci sono due domande, un proprio flash. Eh, non si sente. Ringrazio tantissimo perché avete volato alto, alto, alto e ci avete regalato veramente un'ora stupenda. Però volevo sapere perché, adotta, perché ha solo figli d'anima o è? maschi. È una questione che mi sono posta spesso. La risposta è solo una. A 16 anni, quando lo prendi, il maschio è ancora da fare. A 16 anni, una ragazza no. Dovresti prenderla prima, ma prima è molto difficile perché è una bambina è o, o è tua nipote e allora è un altro tipo di, di, di relazione, oppure è molto difficile eh, trovare, eh, diciamo, genitori che si fidino a metterti in mano una persona così giovane. Il ragazzino che prenderò a giugno ha 12 anni ed è la prima volta che lo prendo così piccolo. Ho un terrore folle: non mi spiego perché sua madre, come dire, invece sia così contenta così leggera così eh, ho molta 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 paura eh, sulla questione delle femmine altri hanno anche bambine eh, io evidentemente non ho questa non è mai scattato che devo dire mi giustifico dicendo li prendo troppo grandi ma non so se è proprio la risposta a questa grazie eh, pronto complimenti e vorrei dire una cosa è stato bellissimo l'intervento riguardante la didattica, io sono diciamo, parte in questione e volevo solo dire una cosa, che eh, praticamente davanti a una società dove eh, i mass media hanno una influenza così elevata e quindi omologante, Cosa fa la scrittura dello scritto, degli scrittori quali voi siete, per eme far emergere quello scatto intuitivo da parte del lettore o anche dell'ascoltatore? Perché la televisione non dico solo la televisione, ma anche altri mass media, veramente impietriscono il pensiero. Già l'aveva detto il vecchio Pasolini. E allora. La scrittura è capace di generare quel, eh, quell'ago, chiamiamolo in termini linguistici, ago ipodermico che entra nella mente dell'ascoltatore e lo rende consapevole della propria naturalmente incapacità di osservare il reale? C'è. Io credo che un, eh, la scrittura, ma, ma diciamo, intendendo la scrittura come punto di vista sulle cose, non semplicemente come testo, la narrazione non soltanto come insieme di romanzi e di racconti, ma come prospettiva, eh, può compiere un lavoro di inclusione eh, di quello che normalmente consideriamo negativo. Uh, I materiali della cultura pop, i materiali televisivi che ci teniamo sempre a distinguere nella loro povertà, nella loro insufficienza da quelli che invece sono i materiali che fondano un'esperienza umanistica o di altro genere, da un lato, deve secondo me includere e contemporaneamente mettere a disposizione delle diottrie per osservare quegli stessi materiali in un altro modo. Il problema non sta nel fatto che eh, per sparare sul solito pianista, sulla solita Croce Rossa, il grande fratello sia triviale. Eh, il problema sta nel non eh, osservarlo in maniera tale da disattivarlo da un lato e riattivarlo su un altro piano allo stesso tempo. Perché se a un certo punto uno porta l'attenzione sul fatto che il eh, Grande Fratello è un contesto narrativo che prevede la presenza di ragazzi e ragazze all'interno di uno spazio chiuso nel quale si racconteranno delle cose e ne faranno accadere, accadere delle altre, se a un certo punto ci si accorge che è un format... Se vogliamo utilizzare un termine un po' brutale, come questo, era venuto in mente a qualcun altro un po' prima, immaginando che fuori da un luogo ci fosse la peste e che l'unico modo per trascorrere il tempo, il modo migliore per trascorrere il tempo fosse raccontarsi delle storie. Non lo facciamo perché. Eh, ci piace essere eh, bizzarri grotteschi e stabilire a ogni costo un nesso tra Boccaccio e il Grande Fratello, ma per non lasciare il Grande Fratello da solo a imperversare, eh, la struttura narrativa del Grande Fratello è di trasmissioni analoghe che si fondano sull'eliminazione progressiva di qualcosa. È una struttura drammaturgica riconducibile a quella dei film, per esempio, di zombie i film di Giorgio Romero, anche in questo caso una produzione narrativa che viene considerata di serie B, eh, ma in realtà non lo è. E soprattutto i film di Romero sono stati eh, particolarmente significativi. Che cosa, io mi ricordo che quando è andata in onda la prima edizione del Grande Fratello, a Torino, al, a novembre, al Torino Film Festival, c'era una retrospettiva proprio su questo regista americano Romero. Eh, io guardavo i film che raccontavano queste storie di zombie, poi tornavo a casa e guardavo la replica serale del grande fratello e dopo qualche giorno mi è sembrato che non ci fosse una differenza significativa tra quello che avevo appena finito di vedere al cinema e quello che guardavo in televisione. In entrambi i casi si raccontavano storie nelle quali persone diverse si ritrovavano nei film degli zombie loro malgrado perché sotto minaccia di qualcosa e nel caso del grande fratello come scelta e come come desiderio forte, all'interno di uno spazio chiuso. C'era una distinzione molto netta, se rimani dentro vivi, sopravvivi, se esci, se sei eliminato, eh, quello è l'equivalente all'interno dell'economia narrativa del grande fratello di una morte. Ma poi c'è stato un momento che mi ha particolarmente impressionato ed è quello dell'eliminazione di un eh, concorrente. Eh, non so se vi ricordate, eh, non so se sia ancora adesso così, eh, l'eliminazione del concorrente è un momento che corrisponde simbolicamente alla sua morte, smette di essere personaggio e torna a essere persona. Eh, si apre una porta, c'è una specie di caronte, che mi ricordo era Marco Liorni, eh, che prende per mano eh, il concorrente eliminato e su una guida rossa lo conduce verso una macchina, ma prima, dalle transenne, eh, si vedono eh, tantissime persone, amici, parenti, cinque e una cinquantina di figuranti che, scalmanati, si allungano verso il concorrente per acclamarlo. È quasi una specie di esorcismo. Di fatto all'interno del gioco lui ha perso, è morto. Ma siccome questo all'interno del racconto televisivo non può essere ospitato, si esorcizza con, eh, con la festa. E ricordo questo pizzaiolo messinese, alla prima edizione del Grande Fratello, che un po' spaesato si avvicina alla transenna, eh, gli altri lo abbracciano, lo trascinano al di qua della transenna, sommergendolo di abbracci. Non fosse che io avevo appena finito di vedere uno dei film nei quali una delle situazioni tipiche e una di quelle proprio più impressionanti è quella in cui le braccia brancolanti degli zombie penetrano attraverso ogni varco per catturare l'umano e divorarlo. Io per un momento ho pensato che il pizzaiolo messinese venisse mangiato. Il, tutto questo è stato utile, poi è capitato nella didattica di condividere questo con, con gli studenti, è stato utile per rendersi conto che in effetti quando noi stiamo davanti alla TV, quando ci confrontiamo con quei prodotti triviali e deteriori, un po' come gli zombie, perché siamo noi, non sono gli altri, eh, siamo organismi in cui l'elemento centrale non è il cervello e non è il cuore, ma sono le viscere. Eh, nel terzo film di Romero dedicato agli zombie, il più scientifico, il più filologico, eh, ci si rende conto che se tu togli il cervello, se tu togli il cuore, lo zombie è ancora vivo. È solo se gli togli le viscere che smette di esistere. Noi, eh, davanti allo schermo televisivo, abbiamo fame, abbiamo continuamente fame. Ora, perché tutto ciò non è possibile che venga condiviso con gli studenti all'interno di una classe? A 16 anni io... Mi disperavo per Jim Morrison e per i Doors e ignoravo o facevo di tutto per ignorare la grandezza dei sepolcri di Foscolo. Ma in realtà il ponte che si poteva costruire era elementare. Semplicemente io l'estetica eh, della caducità e della morte la riconoscevo nel cantante californiano e nella sua storia di dissipazione e di autodistruzione e non la riconoscevo in foscolo. Mi sarebbe piaciuto che un insegnante venisse a saldare per un po' questi elementi.